sorrido quando mi parlano del vero pellegrino. Il vero pellegrino non esiste, oppure in alternativa siamo tutti veri pellegrini, quindi normalmente si associa la figura del vero pellegrino al pellegrino che viaggia, diciamo, mosso da un obiettivo religioso, quindi dal conseguimento di una meta, che non, spesso non si fa tanti problemi se la via non è confortevole, anzi magari il pellegrino che ha un approccio penitente può preferire una via difficoltosa per arrivare alla meta, quindi spesso magari cammina per chilometri sul bordo di una strada, quasi fosse una metafora della retta via, se vogliamo. Dal mio punto di vista, diciamo, chi affronta un lungo viaggio a piedi oggi lo fa per una scelta precisa. Non è come nell'antichità in cui effettivamente chi camminava aveva l'esigenza di arrivare magari più rapidamente possibile alla meta, perché gli unici mezzi di trasporto di cui poteva disporre erano i propri piedi. Oggi chi cammina lo fa mosso anche da una ricerca di interiorità, di silenzio, di solitudine, vuole spesso allontanarsi dalla modernità, dal rumore. E quindi il lavoro che io faccio è innanzitutto far sì che si arrivi alla meta, possibilmente ci arrivi vivo, cosa non semplice, non sempre facile, ad esempio in cammini che come la Via Francigena attraversano autostrade, linee ferroviarie, e il traffico automobilistico è oggi il grande nemico del pellegrino, sia appunto perché è pericoloso, ma sia perché è terribilmente rumoroso, e se tu passi una giornata intera a camminare sul bordo di una strada, a parte che la mente non riesce a viaggiare, viene continuamente riportata alla vita moderna, ma poi il rumore stanca moltissimo, e quindi è un modo diverso di stancarsi, sopportarlo. Dal mio punto di vista, ecco, si può accettare qualche zigzag, qualche saliscendi, pur di rivivere quella che è l'emozione magari di un antico pellegrinaggio, la suggestione, il contatto con la natura, l'incontro tranquillo col contadino o con un altro viandante. Chiamare le persone oggi pellegrini, se vogliamo, anche se si muovono su cammini tipo quello di Santiago o la Via Francigena, che sono dei pellegrini che hanno origine religiose, è un po' forse una forzatura, oppure in alternativa si può ritornare all'origine del termine. Per Ager vuol dire per i campi, colui che va per i campi è il pellegrino, no? Da cui poi il fatto che oggi ne venga data una connotazione religiosa, no? È quasi un uso tra virgolette improprio del termine. Nel 2009 ho fatto in collaborazione col Touring Club Italiano, col Centro Studi del Touring Club Italiano, una ricerca in cui abbiamo distribuito 1000 questionari a 1000 persone che sono passate da un ostello, l'ostello di Nájera, ottava tappa del Cammino di Santiago, dando una rosa di possibili motivazioni, quindi 8 possibili motivazioni. Questa ricerca è partita dal presupposto che non esiste un solo motivo per cui uno si mette in viaggio, è sempre una combinazione di tante cose. E quello che è saltato fuori da questa ricerca è che nettamente il primo motivo per cui le persone che ho intervistato si mettevano in viaggio era l'amore per la natura e il paesaggio, poi seguivano la spiritualità, non però codificata, organizzata in religione, l'amore per il cammino, la cultura, il fatto di conoscere nuove persone. Ecco, in questa ricerca la religione era nettamente staccata al terzultimo posto, cioè dopo la religione venivano due motivazioni che non erano effettivamente delle motivazioni, cioè la buona segnaletica e il fatto di fare un viaggio economico, ma sono cose che ormai chi cammina lungo il Cammino di Santiago dà per scontate. Quindi ecco, viceversa, analizzando da un altro punto di vista lo stesso campione, è saltato fuori che solo il 20% del campione hanno indicato la religione come il principale motivo del cammino.